Con Flavio Lazzari, allora si riparte con il Novara di Aglietti, si ritorna a vincere e si ritorna a rivedere, ci appelliamo anche un po' di scaramanzia a queste chicche, magari riparte il duello LP Lazzari, il ballottaggio, la staffetta, ecco, che tanto aveva portato fortuna anche l'anno scorso. Ma sicuramente il mister sa di avere una rosa di valore, quindi poi alla fine non è, il duello non è steso da Lazzari e Lepillé, ma io mi metterei dentro Gonzales, Manconi, Sansovini, tutti quei giocatori che possono ricoprire il ruolo d'esterno. Quindi oggi è stato così e spero che comunque questa cosa, questa competizione riporti tutti sulla corda, e perché poi è stato anche questo uno dei motivi del nostro bel gioco e comunque dell'esploit dell'anno scorso, quindi penso sia solamente una cosa positiva la concorrenza. Quindi poi oggi è stato questo avvicendamento tra me e Lepillé, ma penso sia solo un caso. Invece la partita, che tipo di partita puoi analizzare? All'inizio una Regina che più col 4-5-1 poi diventa un 4-3-3, poi il secondo tempo tutto per tutto 3-5-2, 3-4-3 addirittura, però insomma vi aspettavate una Regina così, anche il mister l'aveva anticipato, che potesse ripartire, poi chiaramente il gol ha cambiato tutto. Beh, l'importante è stato andare in vantaggio, perché comunque poi loro si sono dovuti scoprire, e quindi diciamo che la Regina non fa del gioco corale, insomma, la sua arma migliore. Era venuta qua chiaramente con l'intento di difendere e di ripartire. Siamo stati bravi a trovare un gol con Marco, che è sempre opportunista e si è fatto trovare al momento giusto, al posto giusto. Ed è lì la partita un po' girata, quindi secondo me come grinta ce l'abbiamo messa tutta. E forse dobbiamo migliorare un po' nei minuti finali, in cui c'è stata un po' d'apprensione, però è anche un po' comprensibile, dico io, perché ci giocavamo tanto, sapevamo che era una partita importante, volevamo a tutti i costi portare a casa il risultato, e magari questa tensione a volte che si accumula durante la settimana col cambio d'allenatore eccetera eccetera l'abbiamo sentita un po' tutta negli ultimi 15 minuti, quando eravamo vicini alla meta e magari avevamo paura di lasciarsela scappare. E quindi però alla fine è andato tutto bene, abbiamo retto, tenuto botta, e questa poi alla fine è un altro segnale di importante, insomma. Con la qualità il Novara non manca, però chiaramente nonostante questo la classifica, vabbè, la conosciamo. Il punto non è questo, il punto è che anche oggi si è visto che il Novara, nonostante la qualità, la superiorità anche in campo, deve soffrire come vuole la Serie B e come ha fatto. Prova ne è anche la lotta a salvezza, ci sarà sempre da soffrire, anche la Cittadella in un uomo in meno è andata a pareggiare contro la Juve Stabia. Ecco, questo è un po' il senso che pare che il Novara, si parlava, dovesse intendere, e oggi comunque ha capito. Bisogna lottare sull'ultima palla, su ogni pallone, perché alla fine la salvezza, la Serie B si decide su queste cose, soprattutto tutta la lotta salvezza poi alla fine. Ma io penso che un discorso è esteso anche a tutto il campionato di Serie B. Non ci stanno partite che finiscono in maniera clamorosa con la vittoria di una squadra. Mi sembra che il Padova abbia perso con l'Empoli, ma 1-0 di misura, quindi anche l'Empoli, che è primo in classifica, deve sudarselo il risultato. E questo ci deve far capire che, visto che Palermo, Empoli, compagnia cantante, il Crotone ieri sera 2-1, vincono di misura, noi non possiamo pensare, nella situazione in cui siamo, di esprime un calcio champagne e uscì dal campo 3-0. Io dico magari, però la mentalità assolutamente deve essere quella di un passo alla volta, un gol alla volta, e soprattutto non prenderlo, difenderci tutti insieme, che è lo spirito che ci deve accomunare poi per raggiungere l'obiettivo. Dall'esterno si ha la sensazione che tu in campo, tra virgolette, passami l'espressione, ti diverta di più come esterno piuttosto che come rifinitore. No, non mi diverto di più, ma cerco sicuramente di... il ruolo d'esterno mi permette di sfruttare al meglio le mie caratteristiche, che sono quelle della velocità e dell'uno contro uno. Magari quando gioco in una posizione più centrale riesco meno a mettere in evidenza quelle che sono le mie qualità migliori, però come ripeto, in questa stagione ho fatto svariati e diversi ruoli con più o meno successo. L'importante, insomma, io ho sempre detto, quello che serve alla squadra, all'allenatore in quel momento, io cerco di fare. Poi se mi viene espressa una preferenza nel ruolo in cui mi piacerebbe giocare, naturalmente è quello esterno alto.